Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui sul Binario 1 per questa puntata numero 65, sempre qui dalle frequenze e dagli studi di Radio Speranza in Blu. Una puntata dal titolo Tu sì, tu no. Un titolo con cui vogliamo identificare quella che è, diciamo, una radicalizzazione quasi nell'opinione pubblica verso l'idea di una contrapposizione tra una migrazione buona di chi scappa da un'emergenza immediatamente visibile e relativamente vicina, come in questo caso purtroppo le vicende in Ucraina, ed una migrazione cattiva, argomento di narrazione di certi ambienti politici e culturali, sempre più costruita sulla pelle degli ultimi. Anche per questa puntata abbiamo scelto l'ospite che riteniamo più autorevole, il miglior ospite per parlare di questo argomento, un ospite che ci introduce e ci presenta come al solito Corrado De Nominicis. Ciao Corrado. Ciao Giannicola e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Diamo subito il benvenuto alla nostra ospite che è Eleonora Camilli, giornalista e reporter per Redattore Sociale, esperta di migrazioni e politiche migratorie. Ciao Eleonora, ben arrivata sul Binario 1. Ciao Eleonora. Ciao a voi e grazie per l'invito. Allora, partiamo da quanto già detto in introduzione da Giannicola, perché come Caritas abbiamo un po', sentiamo questa urgenza di parlare di ciò che sta avvenendo ai confini dell'Europa, confini che stanno agendo da filtro dell'umanità. L'attivazione di strumenti, giustamente ovviamente, per i profughi ucraini da un lato, e il continuo stop per l'altra immigrazione, quella proveniente da altre parti del mondo, quasi relegato in un oblio che non rende onore a noi europei. Allora, ovviamente, sempre come il nostro stile, cercando di capire meglio il fenomeno e volendoci addentrare non in maniera, diciamo, distruttiva, ma più che altro ragionandone insieme in maniera costruttiva, ci aiuti un po' a capire quello che sta succedendo da questo punto di vista, da questo punto, dal tuo punto di osservazione? Allora, io in questi anni sono stata spesso ai confini dell'Europa, ho seguito le migrazioni, anche devo dire insieme alla Caritas ho fatto due corridoi umanitari, uno dall'Etiopia e uno dal Libano, ed è vero quello che state dicendo, cioè che quello che sta emergendo con la crisi ucraina è un doppio standard di protezione e accoglienza. Bisogna fare però una premessa, la premessa è che l'esodo, il flusso che sta causando questa guerra è veramente ingente, in meno di due mesi, un mese e mezzo sono uscite dal paese più di 4 milioni di persone, sono nel nostro paese, sono arrivati 90.000 profughi ucraini e quindi effettivamente è un afflusso massiccio. Ed è anche importante la risposta che hanno dato gli Stati europei, secondo me anche giusta, però allo stesso tempo vediamo altri profughi, altre crisi umanitarie, penso la più recente, quella dell'Afghanistan, completamente, diciamo così, non considerate, diciamo pure dimenticata in un certo senso, perché quello che la crisi afghana è durata meno di 10 giorni, no? Quest'estate abbiamo tutti avuto questo grandissimo impatto emotivo, penso alle immagini delle madri che passavano i figli ai soldati attraverso il filo spinato, le immagini dell'aeroporto di Kabul, abbiamo dimenticato tutto in una settimana e queste persone le abbiamo lasciate. Sì, la risposta degli Stati europei era aiutare gli afghani in Afghanistan, cercare di non farli arrivare da noi. Diverso è quello che sta accadendo con la crisi ucraina. Per la prima volta si è deciso di applicare a livello europeo la direttiva 55 del 2001, che era nata dopo la guerra del Kosovo, quindi che ha 20 anni, e che permette un'accoglienza immediata e temporanea di queste persone, ma soprattutto permette una libertà di movimento, cioè le persone possono spostarsi attraverso i confini, possono andare a chiedere aiuto agli amici e parenti che sono in altri stati europei, cosa che avrebbero voluto fare tanti altri profughi e che in questi anni non abbiamo permesso, anzi
diciamo così, che tutte le crisi migratorie che ci sono state in questi anni sono state create da politiche sbagliate che non hanno guardato a soluzioni importanti come queste. Eleonora, parlando proprio di accoglienza, che è l'argomento che stai introducendo, la cronaca ci ha riportato, perlomeno parlando del contesto italiano, casi davvero tristi per ciò che riguarda appunto l'accoglienza, da Palermo a Bologna. Non so se ti ricordi, a Palermo quel rifiuto di quella famiglia di accogliere appunto una famiglia di profughi quando ha scoperta che in realtà fosse di pelle scura, insomma. E a Bologna, la Caritas di Bologna che si stupisce di come mai da sempre difficoltà nel trovare appunto accoglienza per i profughi, adesso con la crisi ucraina sono tutti disposti ad aprire le porte delle loro case. Certo, però l'emotività sulla crisi ucraina sta mettendo in mostra il fatto che in Europa, un'Europa più accogliente è possibile, e per il nostro paese potrebbe essere l'occasione per riformare davvero in maniera adeguata il sistema di accoglienza e protezione. E invece? No, infatti secondo me il giusto spirito di osservazione è quella che dicevate voi all'inizio, no? Cerchiamo di guardare tutto questo con uno spirito construence, non solo di critica. E quello che ci sta dicendo la crisi ucraina è che si possono accogliere le persone anche quando i numeri sono ingenti, però per farlo bisogna mettere in campo degli strumenti adeguati. L'accoglienza in Italia è ancora un'accoglienza emergenziale. In tutti questi anni si è parlato tantissimo di riformare il sistema di accoglienza, cioè passare dal sistema dei CAS, che sono i centri prefettizi, al sistema del SAI, cioè dell'accoglienza e integrazione insieme agli enti locali e ai comuni. Però nei fatti la stragrande maggioranza dei migranti viene ancora accolta in un sistema emergenziale. Allora forse questa è la volta buona proprio per provare a riflettere su quello che si può fare adeguatamente sui territori, perché appunto le crisi poi avvengono realmente da un giorno all'altro e l'importante è non farsi trovare impreparati. Tutti questi anni il nostro paese invece ha risposto sempre con un'emergenza dopo l'altra, perché non si è voluto mai mettere in piedi un sistema strutturato e adeguato per una risposta appunto all'emergenza migratoria. Citando Don Andrea Gallo, ad esempio, che dice che su tutte le difficoltà riguardanti l'immigrazione diamo prima l'accoglienza e poi le difficoltà le affronteremo. Assolutamente, in questi anni le politiche hanno cercato di bloccare le persone ai confini, diciamo, anziché accogliere e poi lavorare sui problemi e poi lavorare sull'integrazione e poi lavorare su una risposta adeguata. E allora entriamo nel vivo di questa parola accoglienza, perché tu hai avuto modo di ascoltare tante persone, tante storie, soprattutto donne, ragazze nei territori immediatamente limitrofi alle vie di fuga dell'Ucraina, quindi ai paesi che in questo momento, appunto, qualcuno anche contrariamente a quanto fatto fino a pochi mesi fa sta aprendo tanto le porte. Quali sono le storie che hai raccolto e quali sono anche un po' le sensazioni, le speranze di queste persone che, come hai ben detto, da un giorno all'altro sono dovute scappare sotto il tiro delle bombe da casa propria, lasciando tutto? Io sono stata 2 settimane ai confini, prima in Romania e poi in Polonia, che sono i 2 paesi che stanno accogliendo di più, insomma i paesi limitrofi all'Ucraina, che stanno ricevendo il numero maggiore di profughi. Per l'80-90% si tratta di donne con bambini, spesso donne molto giovani e con bambini molto piccoli. La prima cosa che salta agli occhi è anche la stanchezza e la paura di queste donne che hanno lasciato tutto, hanno lasciato anche i propri compagni a combattere dall'altra parte del confine e non sanno bene che cosa ne sarà del loro futuro. Io ho raccolto diverse storie, una storia che mi ha colpito particolarmente è quella di una donna che è riuscita a scappare con il figlio Oleg di 24 anni che ha la sindrome di Duchenne. Non parliamo mai delle persone disabili, però per chi ha una disabilità motoria, vivere in un contesto di guerra
è pressoché impossibile. Lei mi diceva, noi rispetto ai nostri vicini non potevamo, quando c'era l'allarme, spostarci nel sottoscala o nella cantina, perché mio figlio non si muove, e quindi ci coprivamo con una coperta sperando che non succedesse nulla. Vissuto totalmente nel terrore per un mese, e poi grazie a un'evacuazione umanitaria è riuscito ad arrivare da noi in Italia. Ma le storie sono veramente tantissime. Ho incontrato anche un ragazzo nigeriano, uno studente, a proposito del doppio standard di protezione, che non rientra negli strumenti messi in campo dall'Europa per proteggere queste persone. Lui era arrivato a Kharkiv per studiare medicina e si è ritrovato in un contesto di guerra, non se lo sarebbe mai aspettato. Anche lui è riuscito a scappare solo grazie a un'evacuazione umanitaria, ora è ad Assisi e spera di ricominciare presto a studiare. Ripeto, le storie sono tantissime. Quello che le unisce è appunto questa incertezza incredibile. Moltissime donne che ho incontrato vogliono tornare indietro, però questo, permettetemi, è un denominatore comune a tutti i profughi. Anche tante storie di famiglie siriane che ho raccontato in questi anni, certo, erano legate dall'idea di poter tornare prima o poi a casa, perché nessuno, se non costretto, lascerebbe la propria casa, i propri familiari, i propri cari per andare in un paese pressoché sconosciuto. Eleonora, resta con noi, continueremo a parlare con te fra poco. Adesso spazio alla musica su Radio Speranza in Blu, il secondo singolo dei Sax Candy, Headworms. Eccoci rientrati in studio per questa puntata numero 65, qui sempre da Radio Speranza in Blu, puntata dal titolo Tu sì, tu no, in compagnia di Eleonora Camilli, giornalista e reporter per Redattore Sociale, esperta di migrazione e politiche migratorie in Europa. Eleonora, ti facciamo ascoltare adesso il contributo da un nostro inviato, un nostro operatore, che è Peppino Terrenzio, che raccoglie un po' gli umori, le sensazioni sull'argomento di puntata da parte dei nostri accolti volontari che si trovano all'interno dei nostri servizi. Andiamo ad ascoltare dove si trova oggi. Peppino, ci sei? Eccolo.
suo puntuale. Un caro saluto a Corrado e Gian Nicola dalla cittadella dell'accoglienza di Pescara. Ciao. Ciao. Il tema di questa settimana era immigrati a confronto. Con l'invasione della Russia in Ucraina è iniziato un esodo quasi biblico, sfioriamo i 5 milioni di immigrati in Europa. E nasce anche un problema, ucraini immigrati di serie A e tutti gli altri di serie B? Premesso che la solidarietà e l'accoglienza è doverosa, ma in tanti si chiedono perché due pesi e due misure? Perché gli altri si sentono traditi? Il tema è delicatissimo, bisogna camminare sulle uova, basta un niente per alimentare un fuoco mai spento. Tra gli accolti le risposte sono molteplici e rispecchia un po' l'immaginario collettivo, sentiamo, quasi sentiamo. Da bar. E le riporto senza filtri, proprio per darvi l'idea. Qualcuno ha detto, ma arrivano solo donne e bambini dall'Ucraina, invece dagli altri paesi giovani ragazzi forti. Qualcuno aggiunge, prima gli europei, poi quelli di colore. E altri hanno detto, prima gli amici cristiani e poi i musulmani. Anche se purtroppo nel Mediterraneo si muore ancora, è come sempre. Pensavo peggio. Pensavo peggio come il titolo della tua rubrica, caro Peppino. Eleonora, insomma, non... emerge quello che temevamo, ovvero c'è sempre un livello superiore del prima noi, insomma, questo dualismo noi-loro in questo caso, come ci riporta Peppino, in quella eterna guerra fra poveri, diciamo. E questo però è anche frutto un po' della comunicazione, dell'informazione che gira su determinati argomenti. È proprio quello che ti voglio chiedere sul piano comunicativo e dell'informazione. Tra tutte le dissertazioni del salotto mediatico, mentre tanti esperti ed accademici fanno a spallata, insomma, per spiegarci incessantemente le ragioni storiche del conflitto in corso, lo abbiamo fatto anche noi con una puntata dedicata, per carità. Ma secondo te, questa cosa sta dando, diciamo, poco spazio alla situazione umanitaria, o almeno lo si sta dando in maniera pragmatica, quasi a doverlo fare perché è inevitabile? Sì, questo è vero, nel senso che siamo letteralmente pieni di informazioni sul conflitto, molto meno si sta concentrando sulla crisi umanitaria. Però è anche vero che noi veniamo da anni in cui la propaganda sull'immigrazione è stata fortissima, no? Questa idea dei profughi più meritevoli rispetto ad altri non ci arriva oggi, ci arriva ormai da anni in cui si è parlato e si è dibattuto di questi temi, molto spesso senza l'ausilio degli esperti, no? Dando parola solo a chi alzava di più la posta, al politico di turno che su questi temi voleva vincere le elezioni. E quindi forse questo atteggiamento è anche il frutto di una disinformazione che ci portiamo dietro appunto da un po' di tempo. Poi sicuramente incide il tasso di melanina delle persone su quanto vengano considerati finti profughi o no, ma anche il livello di prossimità. È vero che questa guerra che è alle porte dell'Europa, che è dentro il nostro continente, ci fa provare appunto. Cioè, c'è anche una sorta, diciamo, di un minimo di atteggiamento che è fisiologico, quello appunto di essere prossimi. Sì, per esempio la comunità ucraina in Italia è una delle comunità più grandi d'Europa, no? Cioè, ognuno di noi conosce qualcuno che in qualche modo è vicino a questo conflitto direttamente, mentre le crisi più lontane, anche a livello realmente empatico, sono difficili da spiegare alle persone. Bene, e allora vogliamo ringraziare Eleonora Camilli per essere stata con noi, per aver condiviso le riflessioni sul tema di puntata, appunto tu sì, tu no, ricordando sempre che nelle guerre, come detto anche dal Papa l'altro giorno, bisogna domandarsi cosa significa vincere, e credo che purtroppo il minimo comune denominatore è una sconfitta dell'umanità. È un pensiero, Eleonora, spero tu voglia condividerlo anche in questi giorni, ciò che è successo nella sede dei nostri colleghi di Caritas Mariupol e di Caritas Spes Ucraina, bombardata da un razzo, e all'interno c'erano sia dei nostri colleghi appunto di quelle zone, ma anche tante altre persone che avevano trovato lì rifugio e ospitalità.
A te la conclusione, se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci. Assolutamente, beh, penso che la chiusura doverosa sia sul pensiero degli operatori della Caritas che erano lì e che erano esattamente dove bisogna stare, cioè vicino alle persone che hanno bisogno di aiuto, quindi non mi sento di aggiungere altro se non un pensiero a loro, alle loro famiglie, a tutti i loro cari. Grazie per l'invito. Grazie a te, grazie a Eleonora Camilli, giornalista e reporter per Redattore Sociale, esperta di migrazione e politica migratoria in Europa. Grazie tantissimo per il tuo contributo e buon lavoro per tutto, per tutti i tuoi progetti. Grazie. Ciao, a presto. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata. Da Gianni Coladangelo, una risentirci alla prossima settimana. Conclusioni a te, Corrado. Per chi segue Gesù non è tempo di dormire, di lasciarsi narcotizzare l'anima e di farsi anestetizzare dal clima consumistico e individualistico di oggi, per cui la vita va bene se va bene a me, per cui si parla e si teorizza, ma si perde di vista la carne dei fratelli, la concretezza del Vangelo. Un dramma del nostro tempo è chiudere gli occhi sulla realtà e girarsi dall'altra parte. Con questa frase di Papa Francesco vogliamo augurare a tutti i nostri ascoltatori una Pasqua di pace e darci appuntamento alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu. Thank you.